a vedere nello specifico di cosa parleremo oggi e presentare il nostro ospite, abbiamo alcune domande per voi. A breve dovreste vedere un sondaggio sul vostro schermo. La domanda che intanto vi poniamo è: da quanto tempo possedete una piscina? Da 1 o 3 anni, da 3 a 5 anni o 5 anni o più? Nel frattempo noi possiamo vedere le vostre risposte. Andrea, tu pure le puoi vedere. Sì, così colgo l'occasione e saluto anche io tutti quelli che ci stanno seguendo in diretta e vedo che hanno Da 1 a 3 anni la maggior anni. parte, esatto. Bene, vi poniamo un'altra domanda che a breve dovreste vedere. Quello che vi chiediamo adesso è se avete cura della piscina anche fuori stagione, quindi non soltanto durante la stagione estiva, e potete scegliere tra sì, no o vorreste iniziare. La maggior parte vorrebbe iniziare, quindi non ha cura della propria piscina anche fuori stagione. Quindi siete nel webinar giusto per voi. Esatto. No, ma vorrei iniziare la maggior parte. Bene, l'ultima domanda, quindi. Per chi si prende cura della piscina a stagione o vorrebbe iniziare, qual è la vostra idea di cura della piscina fuori stagione? Quindi svuotare, coprire o mantenere? Ci sono due persone che hanno votato svuotare, una persona coprire e mantenere. Sta aumentando il mantenere, quindi adesso magari vediamo che cosa si intende per mantenere la piscina fuori stagione. Allora, adesso dovreste rivedere le slide. Sì, Datemi qualche feedback, esatto. io sì, le Quindi, vedo. di cosa parleremo oggi? Oggi parleremo di come chiudere correttamente la piscina in vista dell'arrivo delle stagioni fredde, quindi dell'autunno e dell'inverno. Quali sono le possibili opzioni che già abbiamo visto prima, quindi svuotare, coprire o conservare, quindi mantenere la piscina? Quali prodotti chimici servono per avere cura della piscina fuori stagione, quindi anche durante la stagione invernale? E alla fine ci sarà un piccolo codice sconto per voi che potrete utilizzare all'interno del nostro sito web Tutto per la piscina. In ogni slide comunque potete appuntarvi, potete vedere il sito www.tuttoperlapiscina.com. Andiamo quindi a presentare il nostro ospite speciale. Il nostro ospite Andrea Perpignano è un esperto in soluzioni per il trattamento dell'acqua in piscina e come precedenti webinar ci accompagnerà in questo percorso e ci spiegherà quali sono quindi le 3 possibili opzioni per avere cura della piscina fuori stagione. Quindi lascio a te la parola, Andrea. Grazie Monica, quindi risaluto ancora tutti quelli che sono collegati con noi in diretta e che potranno poi rivedersi la registrazione e ovviamente Tutto per la piscina e Monica che fa sempre una presentazione eccellente e sono anche molto felice di aver iniziato un ciclo dove abbiamo parlato dell'apertura della piscina. Se non ricordo male, mi sto anche guardando un po' attorno, ma doveva essere il periodo in marzo, se non Sì, è stato sbaglio. 5 mesi fa. Ok, e siamo arrivati, no, attraversando proprio tutta la stagione, fino a, come hai ben detto, qualche secondo fa, arriviamo verso l'autunno, siamo alle porte dell'autunno, stiamo entrando, nell'autunno e poi nell'inverno, e quindi diciamo che notoriamente ci sia un po', nel mondo della piscina. Si prende un po' quasi come data l'inizio della scuola, no? Cioè inizia la scuola e allora Chiudiamo la piscina. chiudiamo la piscina. Ecco, questo è un po' diciamo, un ragionamento che viene fatto perché? Perché poi le piscine, ovviamente, sempre ben popolate di ragazzi, nel momento in cui iniziano a studiare, la piscina può diventare anche una distrazione. Certo. Le temperature cominciano nel mese di settembre inoltrato chiaramente a calare rispetto a quella che era la stagione estiva più calda e insomma, si diceva, vabbè, dai, magari mi costa tanto mantenere la piscina, piuttosto la chiudo subito. E quindi entriamo un po' per diciamo retaggio storico, no? In questo periodo, dicevo la scuola. E un po' perché si dice, vabbè, se no ci devo stare dietro, però alla fine poi non ci fa nessuno il bagno, perché l'acqua diventa un po' più fresca.
cosa devo fare. Ok, qui abbiamo dato le tre possibili opzioni. Allora, svuotare, coprire o mantenere, conservare. Per quanto riguarda l'opzione di svuotare, intanto facciamo una premessa. Faccio una premessa sempre trasversale, perché noi qua facciamo un webinar che abbraccia, diciamo, in modo trasversale, non specifico, le esigenze del singolo, no? In modo trasversale, un messaggio è: svuotare la piscina, per quanto riguarda la mia esperienza, è relativa quasi esclusivamente al discorso legato alla piscina fuori terra, cioè decido di, come piscina amovibile, toglierla dal giardino. L'ho acquistata appositamente perché è un manufatto che posso montare e smontare, e di conseguenza per smontarla la devo svuotare. Perché dal punto di vista invece, diciamo, tecnico, una piscina interrata tendenzialmente non suggerisco svuotarla. E dico il perché, così poi ritorniamo invece allo svuotare più legato alla piscina, diciamo, amovibile e smontabile. Perché non svuoto una piscina interrata? Poiché i sistemi di costruzione, cioè la struttura di cui è composta questa piscina, è variabile, può essere in cemento armato, in pannelli di acciaio, in pannelli di acciaio, può essere in casse di polistirolo rivestiti, può essere in varie tipologie. La terra e la spinta dell'acqua si compensano, per cui io suggerisco non svuotare una piscina, magari se è necessario, ma solo dove ci sono climi estremamente freddi. Quindi stiamo parlando del nord Europa, non ci tocca dal punto di vista climatico nel sud Europa, però abbassare il livello dell'acqua sotto a quelli che sono gli skimmer, no? Le bocche di espirazione, perché nei climi estremamente freddi, quando l'acqua ghiaccia, il volume di acqua occupa spazio e rischierebbe di rompere gli accessori. Altrimenti io non svuoto la piscina, perché in realtà, poi lo vedremo quando vediamo il punto 2, cioè coprire o mantenere, conservare, l'acqua è l'oro blu, cioè è un bene preziosissimo, quindi per me svuotare, lo dico sinceramente, uno spreco. Ma anche sulle piscine amovibili, però è anche vero che le piscine amovibili, quindi ritorniamo al punto 1, no? Quando è importante svuotarle, poi dobbiamo magari svuotarle per diversi motivi. Uno, perché riteniamo che non sia, come dire, queste piscine fuori terra o smontabili, ce ne sono di tanti modelli, no? Ce ne sono alcune che sono meno resistenti a intemperie, sbalzi di temperatura, cioè quindi le dobbiamo smontare per un motivo proprio tecnico, se no mi si rompe durante l'inverno. Altro motivo per cui smontarla e quindi svuotarla è perché vivo in un contesto in cui magari sono in un contesto, chiamiamolo condominiale, dove non è consentito mantenere un manufatto esterno se non temporaneamente e in funzione dell'uso che ne faccio. Se non uso la piscina in inverno, magari mi viene chiesto proprio nel contesto in cui abito di chiuderla, esatto, e toglierla. Altro è proprio perché alla fine a uno vedersi la piscina fuori terra per la tipologia di estetica che ha non piace, quindi decide davvero di toglierla, no? Ecco, nel momento in cui la tolgo la devo svuotare. A quel punto prendersi cura della struttura affinché si possa poi rimontare l'anno successivo, semplicemente tolgo l'acqua. Un segnale che dobbiamo dare molto importante a tutti: l'acqua della piscina, se è clorata, non può essere scaricata in fognatura, quindi lasciate almeno riposare l'acqua senza mettere prodotti chimici, in modo tale che, diciamo, il cloro residuo si vada ad esaurire. Oppure potete acquistare un prodotto che serve per neutralizzare il cloro, e quindi immagino possiamo trovarlo anche in tutto per la piscina. Questo facilita l'operazione: ho del cloro in acqua, non posso svuotarla nello scarico in fogna, prima elimino il cloro. C'è una normativa per la conservazione ovviamente dell'acqua, l'acqua di scarico non può essere, diciamo, clorata. Io a proposito chiederei se i partecipanti hanno una piscina fuori terra o una piscina interrata, così magari capiamo anche le loro esigenze, quindi possono anche scrivercelo in chat nel frattempo. Certo. Ecco, quindi intanto io così possiamo andare avanti, sì. Continuo, insomma, accenno questa cosa. L'altra cosa importante è, una volta che ho
diciamo, avuto l'accortezza di non svuotare l'acqua clorata in fogna, ma toglierne il cloro o attendere che si esaurisca in un po' di tempo, quando è che lo faccio? Perché prima abbiamo detto quando iniziano le scuole, no? Ma in realtà, io lo dico perché ci si collegherà anche al conservare, cioè al mantenere, cioè è bello avere la piscina, quindi tenetele, adesso lo dico perché a me piace, proprio c'è la passione, no, della piscina, qualsiasi essa sia, è bello svegliarsi la mattina e vederla, ecco, quindi anche se è una piscina fuori terra, l'acqua dà veramente una sensazione di grande piacevolezza. Nel momento in cui però decido di farlo, allora poi devo conservare bene anche il telo di rivestimento e la struttura. Quindi costa un po' di fatica, però svuoto, pulisco bene tutte le parti che sono il telo di rivestimento interno. Se è una piscina che già il telo di rivestimento è la piscina, va bene, altrimenti se ho una struttura esterna che può essere in varie tipologie di materiale, cerco di pulire anche quella, a volte basta solo davvero la canna dell'acqua e lo strofinaccio o un igienizzante, dopodiché lascio asciugare per bene il telo all'interno della piscina e diciamo conservo il manufatto. Su questo mi collego, e non so Monica se sei d'accordo, c'è una spettacolare guida alla chiusura della piscina che è stata fatta proprio da Tutto per la Piscina, che vi invitiamo, qualora abbiate, insomma, una piscina fuori terra, amovibile e da svuotare, da smontare, magari andare a leggere, perché vi riporterà un sacco di informazioni, sia di base, sia più approfondite, che vi fanno centrare proprio il punto 1. Okay? Sì, ora manderò in chat il link, così per chi la volesse scaricare lo può fare tranquillamente. Ottimo, perfetto. Quindi diciamo che il concetto di svuotare, alla fine togliere, no? Svuotare l'acqua, vuol dire che decido di non vedere più la mia piscina, no? Non conservarne l'acqua. Punto 2, forse tra i più diffusi, io parlo in modo trasversale, no? Un po' nel territorio nazionale, arriva il periodo, adesso vedremo il periodo giusto per chiudere la nostra piscina e quindi per coprirla. Quando decido di farlo con uno scopo, cioè quello, abbiamo detto, che sia una piscina fuori terra in questo caso. Nel primo, ripeto, l'interrata, io suggerisco di non svuotarla, al massimo di abbassare il livello, ma nella piscina fuori terra o nella piscina interrata o semi-interrata che sia, coprire è una delle alternative. Coprire cosa significa in realtà? Vuol dire fare un'operazione di svernamento, quindi di invernaggio, e poi coprire la piscina con una copertura per piscina, quindi non improvvisiamo coperture particolari, strane, ritagliate da noi, eccetera, perché questo è, diciamo, non solo un materiale che deve essere idoneo al tipo di obiettivo, ma mi deve far durare l'acqua contenuta nella piscina proprio perché l'ho coperta, certo. Altrimenti non avrebbe senso coprire la piscina. Quindi quando coprire la piscina? Nel primo seminario che abbiamo fatto, nel primo webinar, abbiamo parlato di quando aprirla, e se vi ricordate o avete voglia poi di ritornare a riguardarvi anche la prima puntata, abbiamo detto quando più o meno la temperatura esterna si è stabilizzata attorno ai 20 gradi è un momento ideale per scoprire la piscina. Se quello è il momento ideale per scoprire la piscina, quale sarà il momento ideale per eventualmente l'opzione 2 coprirla? È quando mi si stabilisce la temperatura al di sotto di questi 20 gradi. Perché così come l'ho scoperta quando si stabilisce ai 20, ovviamente cerco di coprirla quando la temperatura dell'ambiente esterno, quindi non pensate alla notte però, perché è chiaro che l'escursione penalizza. Si deve guardare la temperatura media diurna. Nella temperatura media diurna arriviamo ai 20 gradi, sotto i 20 gradi, l'ideale davvero sarebbe i 15, in funzione ovviamente della nostra penisola che è veramente allungata e con temperature molto variabili, in un periodo che sicuramente non è questo. Adesso vi dico, io sono in provincia di Bergamo, oggi c'erano comunque 30 gradi, quindi dico la verità, si fa ancora il bagno in piscina ed è bellissimo.
è più fresca rispetto a, a 20 giorni fa, ma per l'escursione termica che c'è giorno-notte, però non è un periodo per coprirla, anche se sono iniziate le scuole, ecco, questo è il messaggio. Poiché diamo l'altro messaggio tecnico, che se io copro una piscina con una temperatura dell'aria esterna troppo elevata, purtroppo darò la possibilità all'acqua che io cerco di conservare, di mantenere all'interno della, sotto alla copertura, do la possibilità a quest'acqua di avere un nutrimento maggiore per diciamo le microalghe, anche se faccio un trattamento, perché a temperature elevate, ce lo siamo detti in tutti i seminari, man mano che aumenta la temperatura dell'acqua aumenta la necessità di ricircolo, filtrazione e disinfezione. Quindi l'ideale è davvero attendere per coprire la piscina, che la temperatura della media esterna si abbassi sotto i 20 gradi, e l'ideale è attorno ai 15 gradi. In questo periodo, che potrebbe durare tra settembre e ottobre, quindi senza fretta di coprirla, però in questo periodo, abbassandosi la temperatura media, quello che vi posso garantire è che non c'è bisogno di consumare né tutta l'energia elettrica di prima, cioè mantenendo il ciclo di filtrazione così elevato, quindi si possono drasticamente abbassare i cicli di filtrazione, contenendo tutti i costi dal punto di vista energetico, e si possono anche diminuire l'apporto di igienizzante, di disinfettante, tra pastiglia, cloro, granulare, antialghe, eccetera, poiché l'acqua non ha più la necessità di un supporto come ce l'aveva prima, perché sono diminuiti i numeri di bagnanti, a temperature più basse le sostanze organiche, le alghe, le microalghe trasparenti ma che esistono, hanno meno nutrimento perché gli mancano le sostanze organiche e di conseguenza assorbono meno disinfettante. E in più, avendo meno affluenza dal punto di vista del bagnante, quindi le creme solari, tutte queste cose qua, il sudore, eccetera, sostanze organiche, anche la filtrazione meccanica ha bisogno di meno ore di funzionamento. Quindi diciamo che a partire dal raffrescamento notturno, quindi questa differenza tra notte e giorno, il mio suggerimento è cominciare a togliere un po' di ore di filtrazione. Se per, come dire, quando dicevo una cosa trasversale, io nel mese di giugno, luglio, agosto, cioè nella massima diciamo espressione della calura e del godimento anche della piscina, io mediamente le 18 ore al giorno una piscina la faccio girare, comincio drasticamente a calare, fino ad arrivare anche a 3-4 ore al giorno o anche meno, ok? Man mano che mi avvicino all'autunno e ovviamente anche all'inverno. Quindi il messaggio qual è? Attendiamo almeno che la temperatura esterna sia sotto i 15 gradi, sotto i 20 gradi l'ideale è 15, diminuiamo le ore di filtrazione compatibilmente all'ambiente, alla temperatura che c'è e al numero di bagnanti e all'inquinamento atmosferico, e diminuiamo anche l'apporto di prodotto chimico. Quindi ne basterà veramente poco e mi conservo, diciamo, l'acqua poi preservandola con la copertura invernale. Ultimo punto, per la copertura invernale ce ne sono davvero di tanti modelli, ne abbiamo tanti a disposizione, no? Anche nella nostra offerta. Una piscina fuori terra fondamentalmente, cioè quelle che sono esterne, in qualsiasi modo siano strutturate, no? Con contrafforti laterali, blocco unico, l'ideale è avere una copertura che copra, io la chiamo a cappuccio, quindi che sbordi all'esterno delle pareti, e poi che ha una sorta che ha una corda elastica che faccia da praticamente chiusura al cappuccio. E poi, se sono soggetto in zone magari particolarmente ventose, ventilate, utilizzo dei tiranti, presente quelli proprio per legare le cose in macchina anziché sul portapacchi, ecco, quelli, e vado ad ancorarli alla struttura della piscina. Quello mi garantisce di aver chiuso la piscina. Prima di mettere la copertura c'è il passaggio importante. Abbiamo detto, prima di mettere la copertura e quindi di coprirla, devo fare l'ABC delle cose. Facciamo un elenco breve, se sei d'accordo, Monica, così prima di coprirla almeno uno sa che cosa deve fare.
Allora, la prima cosa è, come sempre, analizzo cloro e pH, meglio pH e cloro, perché abbiamo sempre detto il pH è un valore fondamentale, il primo da analizzare. Qualora il pH fosse fuori scala, lo riporto nel range ideale. L'ideale per la chiusura è 7,2, massimo 7,4. Preferibile un pH piuttosto acido, piuttosto che invece troppo alto. Quando il pH che decide di chiudere la piscina, cioè di fare lo svernamento, di invernarla, di coprirla, porto il pH a 7,72. Dopodiché faccio un trattamento d'urto, un trattamento shock, cioè inserisco mediamente 10 ppm di cloro in quel volume di acqua, cioè do una dose importante di disinfettante che mi dovrà, mi si dovrà mantenere nell'arco di il periodo in cui mi rimarrà chiusa la piscina, e quindi devo dare la possibilità all'acqua di caricarsi di un igienizzante. Tutto questo con la piscina in funzione, okay? La piscina è sempre in funzione, così miscela bene i prodotti. Poi, per una questione di praticità, tendenzialmente si inserisce in modo successivamente, cioè dopo almeno un'oretta che ho fatto queste prime due operazioni, il prodotto svernante, che poi vedremo, no? Cioè, tra i vari prodotti che ci sono, però lo anticipiamo perché questo è l'ABC, cosa devo fare? Metto lo svernante, qual è la cosa migliore da fare? Sarebbe quella di fare ricircolare almeno una giornata, in modo tale che tutti i prodotti si miscelino, però a volte non c'è tutto questo tempo. Ecco, il mio suggerimento è lasciar miscelare bene questi prodotti almeno 4 ore, però l'ideale è poi coprire la piscina il giorno successivo, in modo tale che i prodotti siano omogenizzati tutti bene all'interno dell'acqua. Ancora prima di coprire la piscina, ultima operazione da fare, fisica, è: adesso abbiamo igienizzato, disinfettato e protetto l'acqua, ma prima cosa abbiamo dovuto fare? È sicuramente pulire fondo e pareti. Abbiamo sicuramente, con il prodotto sgrassante, pulito la linea di galleggiamento, quella che si forma sul bagnasciuga, no? Cioè sulla linea tra dove c'è il pelo dell'acqua e la superficie scoperta. Abbiamo tolto lo skimmer a zaino oppure pulito i cestelli degli skimmer. Non lasciamo dentro le cose sporche, perché pensate che una foglia che imputridisce all'interno della piscina sono tutte sostanze organiche che alimentano batteri e altre sostanze che si nutrono della stessa sostanza che va a imputridirsi. Quindi la pulizia è molto importante. Così come non devo trascurare la pompa di filtrazione, che ha un suo cestello. Devo aprire anche quella, togliere il cestello della pompa, metterlo, conservarlo, che tanto spegnerò la piscina, oppure poi pulirlo e rimetterlo nella sua sede. Ecco, pulire bene tutte le parti relative all'interno piscina e a tutto quello che riguarda la pompa, impianto di filtrazione. Ultima cosa, e chiudiamo questa parte della copertura, fino a quando ci mettiamo sopra la nostra benedetta copertura, è anche la sensibilità che dobbiamo avere, per esempio, nel filtro. I filtri abbiamo visto che sono di diverse nature, filtri a massa, che possono essere con la sabbia filtrante, con il vetro, abbiamo i filtri che hanno i ballon, no? I ciuffetti di materiale filtrante. Ecco, ricordiamoci che ci sono, così come ci sono i filtri a cartuccia, tra quelli che filtrano 20, 40, 60, 100, insomma micron, anche veramente molto bassi, tutti questi prodotti filtranti, prima di chiudere la piscina, dobbiamo assicurarci che siano puliti e che siano bravissimi, e che siano anche privi di calcare. Cioè, immaginatevi che a ottobre chiudo una piscina che ha una durezza in acqua piuttosto elevata, mi si conserva l'acqua all'interno del filtro insieme al carbonato di calcio. L'anno dopo, quando la riapro, quel filtro con quell'acqua calcarea avrà creato una compattazione all'interno del filtro. Quando il filtro si compatta, non filtra più e di conseguenza perdo tutti i benefit della filtrazione meccanica. Al che, qual è l'altro suggerimento? Se siete in zone in cui avete e sapete di avere un'acqua piuttosto dura, un'acqua calcarea, allora pulite anche il filtro, richiede quella paio d'ore in più, è un'operazione che viene fatta con un prodotto ovviamente acido,
si apre il filtro, quando si parla di filtri a massa, sabbia, vetro, eccetera, inserisco le dosi necessarie di questo prodotto all'interno del filtro, lascio riposare così disincrosta bene, porto poi in scarico senza passare ovviamente per la piscina e poi ovviamente ricopro il filtro con il suo coperchio, rimetto in filtrazione e poi faccio le operazioni che abbiamo detto prima. Quando si tratta della cartuccia, cercherò di conservarla, faccio la stessa operazione, esistono dei prodotti appositamente studiati per immergere la cartuccia all'interno di questo prodotto acido sgrassante, in modo tale che pulisco la cartuccia, la conservo e non mi ritrovo residui di calcare che possono compromettere la qualità della filtrazione per la stagione successiva. Per il momento che per te, Monica, è tutto chiaro? Nel mentre io voglio ricordare che potete usufruire della chat per porre domande ad Andrea, quindi man mano se ci sono domande potete scriverle che io gliele porrò. Perfetto, sì. Ottimo. Allora, quindi siamo arrivati alla fine, abbiamo fatto tutto, pulito la piscina, fatto lo svernamento, abbiamo messo lo svernante, le dosi adeguate, poi le vedremo singolarmente i vari prodotti che ci sono. E adesso arriva lo spegnimento della vasca, cioè proprio fermo la vasca, quando ho fermato la vasca, metto la mia copertura superiore. Le coperture sono di diversi tipi, abbiamo detto quelle per le fuoriterra si aggrappano un po' a cappuccio, le altre di solito poggiano sulla pavimentazione esterna o sull'ambiente esterno e vengono fissate con classici tubolari riempiti di acqua che appesantiti mantengono pressata la copertura sulla superficie, oppure dei tiranti con occhielli, anelli, insomma, vari sistemi, c'è veramente un mondo legato anche alle coperture. Cioè, poi ci sono anche delle coperture, diciamo, che vengono chiamate quattro stagioni, che è un prodotto interessante di veramente alto livello, perché hanno anche una funzione isotermica, cioè mi aiutano non solo a mantenere la pulizia, ma anche a conservare nel periodo estivo il calore dell'acqua accumulatosi durante il giorno. Ecco, perché metto la copertura alla fine? Allora uno dice, tutta questa operazione dello svernamento, perché alla fine voglio conservare l'acqua, lo vedremo anche dopo, no? Dove abbiamo messo anche i perché nelle nostre slide, voglio conservare l'acqua, cioè non la voglio buttare via, non voglio sprecarla, e allora la conservo con quel trattamento chimico, con la pulizia e con la copertura, che come valore aggiunto tendenzialmente sono coperture di colore scuro che non consentono ai raggi ultravioletti di penetrare nell'acqua, quindi non consentono l'effetto della fotosintesi, che è quella che poi genera ovviamente la possibilità di proliferazione delle alghe, cosa che noi non vogliamo, perché quando arriveremo con le temperature dei famosi 20 gradi esterni si ritornerà al webinar di marzo dove si scopre la piscina e l'obiettivo è ritrovarsi l'acqua ancora bella, pulita. Quindi pulita, ok? Quindi coprire vuol dire, insomma, perdersi dei benefit che vedremo dopo, ma almeno chiudo, faccio l'invernaggio, mantengo l'acqua che avevo prima e conservo tutta la mia struttura e il mio impianto in perfette condizioni. Adesso arriviamo al terzo punto. Terzo punto, a noi, devo dire, no, per tutto per la piscina, per noi molto importante, su cui facciamo insomma anche il nostro approfondimento. Allora, quando si parla di conservare, l'abbiamo detto anche nel punto 2, cioè mantengo l'acqua, però cosa faccio? La chiudo. In questo caso invece per noi conservare e mantenere ha un appeal diverso, cioè è, se vuoi magari far vedere la fotografia. Sì, qual è il nostro consiglio? Proprio per questo esatto. Ci ricolleghiamo al mantenere, al conservare. Esatto, perché già quando guardi questa immagine ed è diciamo una piscina molto bella, però in inverno e senza copertura, quindi di per sé cosa consigliamo noi? Consigliamo inteso come qual è una delle alternative, uno dei tre punti, ma ci sentiamo di consigliarlo perché vogliamo che la piscina diventi un ambiente che abbraccia il benessere tutto l'anno, anche se in alcuni casi non ci posso mettere il piedino dentro perché l'acqua è fredda. Però ecco, diciamoci la verità, vederla aperta anche d'inverno è bellissimo. Voi siete in una zona particolarmente spettacolare e qualcuno di voi veramente vicino al mare, sapete benissimo, è inutile che vi dico, quanto emotivamente sia bello poter aprire le finestre e vedere
chi il mare, chi il lago, chi la montagna, chi una collina, chi un bosco e chi una piscina. Okay? Quindi la piscina davvero ha un valore emotivamente talmente importante e forte, anche solo vederla, qualsiasi piscina sia, quindi anche le fuori terra, non solo in contesti così particolarmente attrattivi, perché la tua piscina nel tuo contesto è tutto più bello. Diciamo che per noi lo definiamo un po' un consiglio, perché ci piace pensare che gli amici di Tutto per la Piscina si sentono sempre coinvolti nella loro piscina, ecco, non la abbandonano, ma inteso in senso positivo, coprendola, ma la mantengono anche visivamente, appagando quello che è uno dei sensi che noi amiamo, che è la vista, cioè guardare le belle cose, no? Tra queste anche la piscina. Quindi è per quello che abbiamo dato il consiglio. E qui, se non sbaglio, possiamo entrare nell'argomento. Andiamo adesso a spiegare quindi perché noi consigliamo buonissima di conservare o mantenere la piscina anche d'inverno. Esatto. Allora, questi sono un po' gli highlight, i punti di forza su cui facciamo un po' leva, e un po' l'abbiamo anticipato, no? Guardando l'immagine, cioè la bellezza. Viviamo sensazioni tattili, olfattive e anche visive, e quindi diciamo che la bellezza è una cosa che puoi stimolare attraverso tutti i sensi. Toccare l'acqua anche fredda, io penso che sia capitato a tutti che vivi in zone di mare anziché di lago, anziché di fiume, cioè anche d'inverno quando tocchi l'acqua ed è anche fredda è una sensazione veramente particolare. Poi c'è magari chi si fa anche il bagno a mezzanotte a Capodanno in piscina. Vedi, quelli giovani come te, perché se lo faccio io poi mi devi ripescare. Però è vero, questa è una delle cose, uno dei vantaggi, no? Cioè la parte ludica, anche da questo punto di vista, se uno può, perché poi noi possiamo dirlo, abbiamo sistemi per riscaldare le piscine, quindi per poter fare il bagno fino a ottobre inoltrato o in alcune zone d'Italia anche novembre, per poi iniziare a farlo a febbraio se ho una pompa di calore o un sistema di riscaldamento con scambiatori di calore, acqua, elettrici, eccetera. Quindi si può fare il bagno veramente 7, 8, 9 mesi l'anno. Poi con la bellezza, ritorniamo a questa sensazione, perché mi piace questa roba delle emozioni, no, legate alla piscina. Poi ci dobbiamo mettere dentro delle cose che con Tutto per la Piscina abbiamo a disposizione per la conservazione, ma godiamocela quest'acqua, tocchiamola qualche volta, perché la sensazione di bagnarsi una mano, toccare l'acqua della propria piscina anche quando è fredda è particolare, è bello, risveglia i sensi, è un po' come no, sciacquarsi anche il viso con l'acqua fredda quando ti vuoi un po' risvegliare, è veramente quello che succede, è mettere la mano dentro la piscina durante la giornata, quando torni a casa la mattina, quando vuoi, insomma è una sensazione tattile molto, molto forte, molto particolare. E bellezza per me è veramente relativa, ognuno valuta la propria, c'è chi la guarda solo dal punto di vista visivo, io invece vi ho detto anche quanto può essere dal punto di vista tattile, quindi tutti i sensi potete stimolare attraverso, diciamo, il concetto di bellezza. E lì a calare il discorso estetica, e non è che si fondono insieme, no? Cioè il gusto e quindi anche l'estetica, nel senso che una casa, parliamo di un ipotetico layout ideale, cioè piscina messa in prossimità dell'entrata di casa o vicino a quello che è il soggiorno o cucina, tu apri, diciamo, se hai una porta finestra visibile alla piscina, tu puoi anche essere dentro, guardare la TV d'inverno, berti la cioccolata calda o il tè caldo, ma se vedi la tua piscina all'esterno anche con le luci accese di sera, ragazzi, dal punto di vista estetico è meraviglioso. Come diceva prima Monica, se ho anche la possibilità ho il coraggio di farci il bagno, ma magari l'ho riscaldata, immaginatevi anche quelle scene che vediamo nei film dove fuori ho magari 3 gradi, quando io ho leggermente scaldato la piscina fa quell'effetto vapore, perché l'ho riscaldata ma non ci faccio il bagno, però immaginate quanto è bello vedere da dentro a fuori la piscina
con questa sensazione, no, di vapore acqueo generato dallo scambio termico. Beh, fa anche un po' figo, e devo dire che se fai una cena a casa e inviti degli amici, hai la piscina illuminata, pulita, e con questo effetto, beh, quell'effetto che sai quando uno dice: ma dove sei andato? Sono andato a casa di Monica, e cosa hai visto? Cosa hai mangiato? Beh, magari il cibo, che è una cosa spettacolare, poi dici: la piscina bellissima, aperta, e alla luce, e via dicendo. Ecco, qui ci colleghiamo l'effetto, no, di bellezza e di estetica. Poi abbiamo inserito l'acqua. Quando si parla di acqua matura, noi la intendiamo che continuiamo a mantenere le caratteristiche dell'acqua, cioè non sprechiamo l'acqua, non buttiamo via l'acqua. L'effetto evaporazione non esisterà più, poiché le temperature non consentiranno più l'evaporazione, non ci sarà più lo spreco, inteso anche il corpo che si immerge, il costume, i capelli, i peli, tutto, quando esci dalla piscina ti porti fuori acqua, quindi c'è un rinnovo costante di acqua nel periodo estivo. Nel periodo invernale questa cosa cade e cala drasticamente, c'è un effetto di evaporazione veramente minimo, quindi io riesco a mantenere quest'acqua che si definisce un po' matura, nel senso che è quella. Quindi pensate all'approccio anche ecologico, cioè quando chiamano, no, l'oro blu, ormai siamo davvero proiettati a questo bene talmente prezioso che dobbiamo cominciare a preoccuparci quanto riusciremo ad averne a disposizione per il futuro, no? Quindi tanti investimenti dal punto di vista del trattamento acqua vengono fatti proprio per desalinizzare l'acqua di mare, però cioè, ormai tutti abbiamo visto anche nelle diciamo nei vari TG l'allarmismo sul fatto che anche i livelli di acqua stanno calando. Quindi insomma, bene prezioso, meglio conservarlo, no? Il nostro famoso punto 3, dal perché stiamo dicendo, perché fare queste cose, no? Anziché coprirla. E poi dicevamo, dal punto di vista economico, che cos'è che risparmio? Beh, da una parte non devo investire in una copertura, da una parte non devo investire magari nel prodotto specifico di invernaggio, quindi lo svernante, dall'altra, rispetto al benefit che ho nel mantenere una bellezza, un'estetica e una conservazione dell'acqua, ho, calando drasticamente le ore di filtrazione e l'apporto di prodotto chimico, risparmio. Cioè, per darvi un ordine di idee, può essere sufficiente, tenendo la piscina aperta tutto l'anno, in quel periodo in cui l'aria, la temperatura dell'acqua si abbassa, e in funzione della temperatura anche esterna, abbiamo detto sotto i 15 gradi, far funzionare la piscina anche solo 20 minuti al giorno, mezz'ora, un'ora, quando viviamo in zone come magari la Sicilia, in cui abbiamo delle temperature medie più alte. Quando funziona un'ora e ho messo una pastiglia di cloro ogni 100 metri cubi di acqua, e poi vado una volta ogni 2 settimane a giocare un po' col mio test di analisi per vedere a che punto sono, capite che l'investimento è davvero minimo. Cioè, quando si parla anche lì di approccio economico, no? Nel senso, ho talmente tanta leva dal punto di vista del benessere emotivo nel vedere la mia piscina aperta, nell'essere più accogliente in un ambiente che mi accoglie di per sé, con una piscina l'ambiente diventa più accogliente, mi sento meglio, sensazioni emotive, tattili, tutto quello che abbiamo detto prima, e in più per conservarla mi serve davvero poco, pochissima energia e pochissimo prodotto, però ovviamente serve. Certo, quindi diciamo, dopo aver visto il perché tenere la piscina aperta, possiamo anche andare alla parte pratica, quindi al come mantenerla aperta. Bravissima. Il come, quindi abbiamo visto il perché, e adesso ci diamo un po' anche qui la traccia, tracciamo un po' una linea per dire come andiamo a farlo. Abbiamo detto, trattamento, una volta che decido che l'acqua è diventata un po' troppo fresca per fare il bagno, anche lì do imposto un tempo di ricircolo che andrà diminuendo, di filtrazione che andrà diminuendo in funzione della temperatura. Quindi non è che passo da 18 a 16 a 1, ok, ora di filtrazione. Andate a calare il numero delle ore in funzione del tempo, del meteo, delle temperature, ok? Quindi tutti avete sicuramente un termometro all'interno dell'acqua, ormai seguiamo
tramite le applicazioni, le temperature, perché ci muoviamo, no? Che tempo farà domani, che temperatura media c'è, quindi caliamo il tempo di filtrazione in funzione del meteo e della zona in cui ci troviamo. E magari facciamo un trattamento conservativo, dove si parla di trattamento iniziale, perché dovrò dare, anche se non ci faccio più il bagno, almeno, diciamo, un apporto importante di cloro all'inizio, seppur non conserverò con la copertura, perché questo mi darà la possibilità di mantenere per settimane e settimane il, diciamo, il disinfettante in azione attiva contro, diciamo, la proliferazione di virus, batteri e ovviamente anche alghe. La cosa importante è, continuo la mia pulizia col robot, se non ho il robot ovviamente è una pulizia manuale, quindi con l'aspirafango, la canna galleggiante, eccetera, e do solo un suggerimento: qualsiasi robot di pulizia, che sono ovviamente delle macchine elettriche o elettroniche o meccaniche, alcune contengono ovviamente un'elettronica, sono studiati per funzionare a temperature medie di utilizzo della piscina, quindi sotto i 15 gradi sinceramente suggerirei di fare la pulizia a mano. Ecco, questa è forse tra le cose che, se dobbiamo, no, abbiamo detto tantissime caratteristiche positive, l'altra è, se voglio vedermi la mia piscina pulita, è un po' come casa, come l'esterno di casa d'inverno, non è che è diverso dall'esterno, sempre esterno, però ogni tanto dovrò scopare le foglie che si accumulano durante il periodo autunnale, le polveri quando piove, la pioggia, eccetera. Stessa cosa sarà la piscina. Se voglio vederla bella, devo sistematicamente dire: se pulisco l'esterno di casa ogni 10 giorni, pulirò anche la piscina, perché polveri, foglie, cose andranno comunque a insediarsi nella superficie. E lì l'abbiamo già ripetuto, l'abbiamo sottolineato, temperature, lo ribadiamo ancora, perché una forse delle domande più frequenti: quando è che la chiudo, no? Quando è, anche non chiudendola ma conservandola, quindi tenendola aperta, diminuiamo le ore di filtrazione in funzione della diminuzione della temperatura, e quando arrivo attorno ai 15-20 gradi esterni, allora tanto non ci faccio più il bagno in piscina, trattamento con un po' di igienizzante, diminuisco le ore di ricircolo, tengo monitorato il pH e poi mi godo la bellezza, l'estetica e tutta la sensualità di una piscina, no? Dell'acqua di per sé. Perfetto, direi a questo proposito di parlare di quello che è il prodotto per eccellenza nel periodo invernale, ovvero gli svernanti. Noi qui ne abbiamo proposti alcuni, magari puoi fare una panoramica generale di questi prodotti in modo, esatto, da presentarli. Allora, la grande intuizione di Gianfranco, del gruppo di Tutto per la Piscina, è quella di offrire al pubblico un'ampia gamma di prodotti che coprono varie esigenze. Non ne guardiamo uno per volta, perché poi vogliamo anche, con il codice sconto, vi incuriosite e andate a vedervi un po' qual è magari il prodotto ideale per voi. Quello che vi dico è quali sono i punti in cui io mi focalizzo, no? Quando faccio la scelta di un prodotto svernante. Uno, mi collego a quello che dicevo prima, cioè il tipo di acqua. Io che acqua ho, no? Per esempio acqua di pozzo, ma soprattutto ho acqua calcarea. Se ho un'acqua calcarea, dovrò utilizzare un prodotto di svernamento, un prodotto svernante, che contenga un minimo di anticalcare, di effetto anticalcare. Poiché, immaginatevi che acqua con un grado di calcio, di carbonato di calcio nella media elevato. Spengo la piscina, cosa abbiamo detto? Il carbonato di calcio alla fine è una roba che prima o poi mi precipita e mi si attacca alla piscina. Allora, se io non metto un prodotto svernante che in questo periodo di chiusura e di copertura non consente al calcare di depositarsi, io me lo ritroverò in vasca quando la riapro l'anno successivo. Quindi faccio una scelta tecnica. Ho l'acqua dura? Prediligo uno svernante che abbia un grado di protezione contro i depositi calcarei. Ho un'acqua dolce, quindi non ho questo problema. Prediligo, in funzione del volume di acqua, magari un prodotto che mi consenta, con una quantità di materia prima, di conservare l'acqua della mia piscina durante l'inverno. Mediamente
la similitudine di questi prodotti magari si differenzia per quello che vi dicevo prima, no? Un po' più concentrato, un po' meno concentrato, sono in una zona più fredda, quindi so che col freddo avrò meno bisogno di uno svernante, diciamo, forte. Posso anche prendere uno svernante che ha un contenuto attivo più basso rispetto invece a una zona, vi faccio un esempio, se vivo in una zona dove so che, vabbè, la piscina poi ho deciso punto 2 di coprirla per svariati motivi, però vivo in una zona vicino al mare, molto temperata, dove è vero che le temperature si abbassano, però poi durante l'inverno arrivano anche a 20, 22 gradi, eccetera. Lì sotto mi si fa la cappa, la temperatura si aumenta, quindi è meglio che utilizzi un prodotto svernante, diciamo, un po' strong, cioè che mi garantisca la conservazione dell'acqua sottostante la copertura. Ecco, vi ho dato un po' di, no, di spunti, non so Monica se è anche abbastanza chiaro anche per te, ecco. E quindi, assolutamente. Ottimo. Proponiamo anche altri prodotti che magari sono d'ausilio in questo periodo, come la pompa svuotateli o il robot pulitore. Quindi magari vogli accennare qualcosa anche su questi. Certo. Allora, su questi, partendo dal primo, una pompa svuotatelo, ovviamente ho inserito il mio telo di copertura. Generalmente i teli di copertura fatti con i tubolari riempiti di acqua, la copertura appoggia sul pelo dell'acqua, quindi è una copertura galleggiante. E poi durante l'inverno cosa succede? L'acqua piovana si accumula all'interno della mia copertura e mi crea una conca di acqua. Questa conca di acqua ha un peso, l'acqua ha un peso, e quindi tende a spostare la copertura e allontanarla, diciamo, dai bordi. Se questa copertura si allontana troppo e rischia di cadere in piscina, io ho compromesso la conservazione della mia acqua, perché ho lasciato libero il passaggio di acqua piovana, quindi della luce, eccetera. Qual è la funzione di questa pompa svuotatelo? Di solito è un meccanismo automatico, io la posiziono nel centro della copertura e quando c'è un X centimetri di acqua che si accumulano, questa pompa galleggiante si mette in funzione da sola, aspira l'acqua, diciamo, che si è accumulata sulla copertura e la mette in scarico. Quindi vi aiuta e agevola la conservazione della qualità della copertura e del posizionamento della copertura. Questo succede anche nelle coperture, quelle con i tiranti, perché è vero che non poggiano sull'acqua, tuttavia l'acqua piovana spinge e si può creare sempre una conca di accumulo di acqua. Quindi diciamo che la pompa svuotatelo è, diciamo, un optional, però estremamente interessante per chi magari vuole risolversi un problema di andare a spostarsela con lo scopettone, ecco. Poi, giusto per farci una risata, io ho anche amici che mi dicono: ma Andrea, ma è cacchio, guarda, hai presente il vino? Mi dicono, ogni tanto vado lì con la mia cannuccia e per depressione aspiro l'acqua che si è accumulata e la butto fuori. Ognuno ovviamente faccia quello che vuole. Quello che noi diciamo è: questo apparecchio ovviamente molto importante per garantire la qualità della conservazione dell'acqua sotto, perché impedisco, diciamo, quella sopra di appesantirsi e di sprofondare e rovinare la copertura. Il robot, abbiamo detto, tra i vari modelli, quelli che mi garantiscono la qualità della pulizia di fondo o fondo e pareti, e addirittura anche alcuni modelli della linea di galleggiamento. Utilizziamoli fino a quando la temperatura non è sotto i 15 gradi. Ve lo dico perché i robot, in particolar modo elettronici, al loro interno non hanno solo il sacchetto che noi abitualmente vediamo per pulirli, no? Che noi estraiamo, li puliamo. Cioè lì dentro c'è un motore, a volte sono motori con una loro elettronica, hanno delle sofisticazioni, sono costruiti per lavorare a temperature più elevate, sotto ad alcune temperature io non lo uso e quindi non lo suggerisco. Quello che dobbiamo fare sotto i 15 gradi è passare la pulizia manuale, ok? Perfetto. Ecco, il fotometro, quello è un apparecchietto che abbiamo già visto anche in altri seminari, un misuratore display, quindi finalmente, anziché, no, col test vedere i colori, che poi nessuno sa mai se è 7, 2, 7, 8, 1 e mezzo, il cloro, 3,
questo è un display, cioè questo è molto democratico. Facciamo l'analisi, io mi indica 7, la fa Monica indica 7. Ecco, sì. Quindi c'è un accordo sul fatto che leggo esattamente quello che è. Strumentino anche accessibile, professionale da una parte, ma anche veramente accessibile per qualsiasi tipo di utente e super pratico e facile. In particolar modo quello si utilizza in acqua, cioè uno dei pochi strumenti che metti nell'acqua, tiri fuori dall'acqua, metti la pastiglia, pulisci, risciacqui, tutto in acqua, è tutto sommerso, quindi è veramente molto facile. Invece l'ultimo, che è il Blue Connect, è un apparecchio galleggiante collegato a un'applicazione che ti fa delle letture automatiche e te le manda visibili Bluetooth sul tuo telefonino e ti dice, senza fare tu l'analisi, in maniera sistemica e periodica, qual è il grado di pH della tua piscina, cloro della tua piscina, redox, salinità, alcuni modelli, eccetera. Quindi qual è il vantaggio? Che anziché andare tu a farti l'analisi, c'è un apparecchietto che lo fa per te e galleggia all'interno della vasca. Perfetto, io direi che sei stato molto chiaro. Ora magari successivamente ci sarà un momento dedicato alle domande per vedere se appunto in chat i partecipanti hanno qualche domanda. Però siamo arrivati, diciamo, alla nostra parte preferita, ovvero il riassumendo, perché dopo quest'oretta trascorsa assieme andiamo a riassumere in brevissime parole quello che abbiamo detto. Sì, questo riassumendo, se sei d'accordo, gli diamo già una etichetta che è relativa all'ultimo punto, il punto 3, certo, cioè mantenere il nostro consiglio. Ecco. Non riprendiamo più il punto 1 e 2, cioè che era smontare, svuotare e coprire. Quello l'abbiamo già, diciamo, detto. Questo è il riassunto del decido di tenere la mia piscina aperta. E allora cosa faccio? Per mantenere in funzione l'impianto di filtrazione devo, diciamo, adeguare il tempo di funzionamento, come abbiamo detto prima, alla temperatura dell'aria, dell'acqua e ovviamente dell'affluenza, dell'ambiente in cui mi trovo, della sporcizia che ci può arrivare dal punto di vista ambientale, perché vi ricordo, ce lo siamo detti anche in altri seminari, non è la stessa cosa avere una piscina priva attorno di alberi e invece averla con gli alberi. È chiaro, certo, che in autunno il vento, le foglie, cioè io se ho una zona particolarmente soggetta a l'inquinamento atmosferico, che è polveri, foglie, eccetera, l'impianto di filtrazione devo tenerlo un po' più acceso rispetto ad altri. Pulire regolarmente la piscina e il rivestimento interno o esterno, qualora sia una piscina fuori terra. Perché se io conservo bene una piscina pulita, eviterò il consumo di altri prodotti, oltre che esaltare tutte le caratteristiche di bellezza estetica che abbiamo detto prima, no? Piacevolezza nel vederlo. Perché tenerla aperta per poi farci venire le alghe o lasciarla sporca e immonda può fare l'effetto contrario, no? Cioè anziché metterti gioia può deprimerti. Ecco, a quel punto allora piuttosto, se non avete voglia di occuparvene un minimo, copritela. Ecco. Però conservarla ha un effetto veramente molto positivo. Poi quello che dicevamo in occasione di interventi prima di coprire la piscina, si possono effettuare anche nel corso dell'anno, cioè una pulizia stagionale della sabbia e della cartuccia. Cosa vuol dire? Che anche durante il periodo invernale io posso godermi questo momento, perché ho più tempo rispetto a quando invece mi facevo il bagno in piscina, che volevo solo fare quello, anche per dedicare un momento ideale alla pulizia del filtro, quindi disincrostare il filtro, disincrostare la cartuccia, cioè sono tutte operazioni che se le faccio man mano durante il corso della stagione sono un grandissimo vantaggio per la filtrazione meccanica. La parte ecologica ed economica, no? Ecologica, conservo l'acqua, economica, dovrò usare veramente pochissimo prodotto, sia conservativo sia di pulizia, però mantengo sempre la linea di galleggiamento pulita, perché la polvere, tutto ciò che arriva dall'esterno va sul pelo dell'acqua e mi si accumula. Poi più la piscina è ferma, più l'acqua è ferma, più ciò che è in sospensione tende ad avvicinarsi al bordo della piscina. Quindi mantenere, insomma, pulita la zona, l'abbiamo detto prima, qual è il grande vantaggio. E preservare gli accessori, questo è importantissimo in entrambi i casi, anche quando la copro e quando la tengo esterna. Cioè, ci sono delle cose che io posso togliere in modo tale da conservarle? Esempio,
estraggo la scaletta dagli ancoraggi, smonto la scaletta a ponte della piscina fuori terra, tanto non entrerò più in piscina, mantengo puliti skimmer, bocchette, vasca a bordo sferatore, per arrivare a tutti gli accessori esterni, la doccia, i lettini, insomma, tutto ciò che posso conservare, ovviamente cerco di preservarlo. E questo è un po', diciamo, tirare un po' le somme sulla conservazione. Esatto. Allora, io risponderei a una domanda che ci è stata posta in chat di Saro, che ci chiede: è possibile ricevere via mail i link dei prodotti così da valutarli con cura? Sì. Nel momento in cui vi manderemo la registrazione, possiamo anche allegare i link dei prodotti in modo tale che potete avere poi voi un quadro generale. Perfetto. Io, Andrea, in questo momento ti ringrazio per la tua spiegazione, sei stato esaustivo. Quindi andrei avanti andando a proporre appunto il codice sconto che abbiamo preparato per voi. Il codice sconto è Webinar10, sarà valido fino al 19 settembre, quindi fino a domenica. Vi basterà andare sul nostro sito e-commerce www.tuttoperlapiscina.com e nel momento in cui aggiungerete i prodotti al carrello, alla fine vi verrà chiesto se siete in possesso di un codice sconto e lì potrete usufruirne. Lascio lo spazio alle domande, non so se magari qualcuno di voi ha qualche domanda che vuole porre ad Andrea attraverso la chat. Attendiamo qualche istante per vedere se arriva qualche domanda. Se non arriva significa che sei stato impeccabile, proprio tutto chiarissimo. No, sicuramente ce ne sono, però a volte emergono anche dopo, no? E soprattutto nel momento in cui decidi di fare una di queste cose che abbiamo detto, di cazzarola, se glielo chiedevo, adesso avevo la risposta. Però possiamo anche dire, no, che possono continuare a pensarci alle domande, farcele anche successivamente. E tutto per la piscina è super interattivo perché vi risponde via mail, noi ci scambiamo. Esatto, o anche tramite i nostri canali social, esatto. Su Facebook, tutto per la piscina. Esatto. Taro ci dice: tutto chiarissimo, finalmente ho capito. Quindi vuol dire che siamo stati proprio esaustivi. Gianluca dice: tutto chiaro. Donato dice: tutto chiaro. Grazie ad entrambi. Grazie. Noi siamo a voi. Contenti che sia stato tutto chiaro. Vi ringraziamo quindi per averci seguito e per essere stati insieme a noi in quest'oretta in cui abbiamo parlato appunto di trattamenti di fine stagione. E prima di salutarci vi ricordo che se dovessero subentrare in un secondo momento dubbi o domande, potete tranquillamente scriverci a info@tuttoperlapiscina.it attraverso il nostro sito web www.tuttoperlapiscina.com o sui nostri canali social su Facebook cercando Tutto per la Piscina. Quindi Andrea, io ancora una volta ti ringrazio, sei stato super esaustivo e direi che ci vediamo alla prossima. Grazie, grazie Monica, grazie a tutti e grazie a Tutto per la Piscina. Alla prossima. Grazie. Buona serata. Arrivederci.